Dopo anni di onorato servizio, fammi vedere. Questo rastrello verrà adesso sostituito con questo bellissimo nuovissimo modello Rastrellator 5000. Qua è come la Nimbus di Alboreto quando spalava qua al parco. Puff, guarda lì! Mamma mia! Fammi vedere la Nimbus. Mettiti, ma non così! Come funziona la Nimbus 2000? Io non la uso le scope. Con ciò vuol dire che non scopo. Questa domenica al Monza Pizza Bike Park inizia con una bella classica rastrellata del mulce, che come al solito dopo un giorno di riding intenso si accumula tutto l'imbasso. Qui in alto non ce n'è più, quindi va ritirato tutto su. In più adesso mi metterò a rifare il kick del terzo panettone, che sopra la punta del kick praticamente non esiste più. Siccome in teoria finalmente danno poco vento e praticamente abbiamo avuto 2 settimane di solo vento, oggi è ora di far salire un po' l'hype e sendare un po' di trick serie. Che è un po' che non facciamo video al park dove ci concentriamo bene solo sul riding, come i primi video, avete presente ragazzi? I primi video dove si girava qui al park senza idee strane, si girava e basta, si spingeva pensando solo a trickare, progredire e soprattutto far spingere un po' quei ragazzini di dietro, che se non ci sono io che li martello e li spingo, o Ivo, loro belli tranquilli si siedono sulla sdraiola. Ah, ma magari adesso 4 salti sul bag. Ma che bag ragazzi, basta bag, si gira sul duro. C'ho sonno. Per male che avevo detto che oggi dovevamo trickare incazzati, perché c'ho sonno. Oggi ragazzi non si scappa, oggi dobbiamo trickare incazzati, perché la stagione dei conti si avvicina. Bisogna un attimo rimettersi in riga con parte atletica di Toto. Sono solo youtuber. Ah no, sono ancora atleta, giuro. Sono ancora atleta. Mi hanno detto tanti ragazzi del parco che amavano un sacco i video dove si vedevano un po' di linee sui panettoni un po' incazzate. Allora, decidi Sasso: o tricchi con me un po' i panettoni e poi andiamo sul mulch, o se non tricchi i panettoni, quando vengo sul mulch ciò che dico è legge. Cosa intendi per trickare i panettoni? Trickare questo vuol dire che devi iniziare a fare qualche tricchettino sui panettoni. Lui salta molto bene, dritto, ma ancora non si è visto niente. Io non so fare trick, so fare solo 3-6. Anche sta settimana. Sì, ma oggi non è giornata. Oggi è giornata 3-6. Mi sento in... va bene. Oggi è una giornata, mi sento... va bene. Va bene. Facciamo subito un flippettino sul primo. Tac to bar, oppo bar, bar, double bar e 3 bar sul quarto. Adesso faccio 3 sui primi 4 e tail whip sugli ultimi 2. Cazzo, dopo i primi 4-3-6 ero in curva che stavo perdendo l'equilibrio. Ti do un'opportunità più unica che rara. Dimmi che linea posso fare per te. Va bene, 3 bar sul primo, sì, che è easy. Poi fai tail whip sul secondo, sì. 3-6 sul terzo, hop whip sul quarto. Porca troia, hop whip, bastardo. Allora, sì, prima però, siccome hop whip lo so fare ma non ce l'ho così bene, fa parecchio paura sui panettoni. Ne faccio uno qui. Faccio un hop whip sul mulch. Bene. Piccolo. Per riprendo perché non lo faccio spesso. Nel sì, caso rastrelleremo il mulch. No! Male, eh? Hop whip. Ah! Ah! Ah, no! Cazzo! Ripare. Dai che ci riprova! Ottimo! Whip 3-6. Hop whip. Oh! Buono! Bravo, Toto! Ma ultimamente
sinceramente non ne ho fatti tanto negli ultimi anni di Hopui, quindi sono contento di averlo rifatto così in linea, che non è come fare semplicemente tutto dritto e poi Hopui. In linea così arrivi bello ubriaco già da un 3-6 e... Bello ubriaco. Sì, sì. Quindi ragazzi, grazie al pazzo. Grazie al cazzo. Tutto regularoppo, regularoppo. Invece, come avete visto, il Sasso non ha ancora neanche fatto una linea sui panettoni, il bastardo. Motiva? Perché non mi ha ancora fatto neanche un trick qui sopra, sui panettoni? Perché? Sì. Perché? Dillo. Mi hanno insultato. Ah, sì, così, ti hanno mi insultato. Mi hanno insultato e ti hanno picchiato pure. No, no, va bene. Hai voluto non girare sui panettoni? Cosa ti aspetta adesso? Lo sai benissimo. Io comando quello che tu devi fare sul mulch. E non ti puoi tirare indietro. Va bene, ce l'ho come funziona oggi, ce l'ho. Dai. Io chiamo il trick al Sasso. Se il Sasso lo chiude, il Sasso chiama il trick a Tino. Guardiamo la faccia di Tino. Va bene. Come va bene? Scusate, devo dire. Allora, no, iniziamo dai cose easy. 7 cork bar. Esatto. 3 X-up sul mulcino piccolo, vai. Era in 720. Bene, molto bene. Era esatto, era un 720 perfetto. Vabbè, non ti può chiamare il trick tiro. Oh! Oh! 1 2 Ale! 3 triplo! Hai fatto 3 X up, devi fare un altro mezzo giro di manubrio. 3 bar! Però c'era, bello Sasso. Wow! Ma dai, le gambe da pollo. Secondo me mancava un bar, secondo voi? Oh! Sì, Sasso! Oh! Vieni tacca adesso, per favore. Lo faccio capito. Io così. Ma te non sei interpretato? Tutte non è l'invidia essere dappertutto, ero toccato. Ah, c'è un po' di invidia qui, eh. C'è più. Anni più cagacazzo no. Di no, ma che ti dovete disfare anche nei video di Toto. Ah, l'unico modo che puoi disfarlo è fare tipo 3 double bar adesso. Saresti il capo supremo in questo momento. E tu, bel bambino, tu 3 whip. Facile, facile, 3 whip. Ma hai messo giù i piedi? Io non l'ho visto qua. No, no, ero così. Non li hai toccati per terra i piedi. Allora ti do un flip dritto e poi flip whip. Se lo dice parole. No, che sul bag basta bag. Vaffanculo, ma vaffanculo. Mamma bello. Porca trottola! No, io non voglio, non vorrei alzarmi perché non voglio vedere cosa ha subito quell'industry 9 lì. Non voglio vedere quell'industry 9 che danni ha subito. Ahia, ma la gamba è incastrata così? Che male! No, no, che cazzo sei? Sì, sì, stia bene. In 3 per levare una gamba. Praticamente gli è uscita la ruota dal telaio. Adesso scopriremo se anche un Sasso che cade sopra un Industry 9 di culo, se si stortano le Industry 9. Ok, allora dopo aver sistemato tutta la bici del Sasso, alza per favore, facci vedere quanto. Ragazzi, è praticamente perfetta, chiaramente il disco l'abbiamo raddrizzato per quanto possibile, ma il disco... Chiediamo... Quanto pesi te? 85 kg. 85 kg con la forza della caduta, ha tirato di culo sul cerchio e non si è assortato. Devi solo ringraziare veramente Dio... No, ringrazia Dio Industry 9. Ringraziamo il Dio di Industry 9. Il Dio di Industry 9.
Tasso nel frattempo è andato a provarne un paio sul bag, perché ovviamente dopo una caduta così si sente un po' più insicuro, ci sta. Diamo qualche possibilità di provarlo sul bag. In suo onore mi piacerebbe fare flip with bar. Non ho mai chiuso sul duro, chiuso bene bene. L'ho fatto solo una volta sul vecchio mulch con un piede atterrato, e l'ho fatto, vabbè, al dome sul bag. Però non è considerato duro. Qua è molto più difficile perché devi arrivare bello deciso a farlo, cioè devi pedalare bello incazzato per saltare bello alto. Quindi non... Non giravo. Lo sappiamo tutti, devo mollarlo sto manubrio. No, non proprio piede dietro. Guardatelo ragazzi, vittorioso dalla sfida. Cioè, l'avevo già fatto tanti anni fa sul mulch vecchio, però in realtà l'avevo fatto ma avevo messo giù il piede. Bello. Primo sul duro, chiuso veramente. Era pulito, era veloce, no? Bello. Bisogna pedalare più adesso rispetto a prima, rispetto a come era il vecchio mulch. Preferisco adesso fare questi trick qua perché ti dà un pochino di più aria. La cosa svantaggiosa è che prima di saltare adesso devi veramente pedalare forte per andare in alto. Fai conto che questo trick non lo provo neanche sul bag lì, perché è troppo piccolo il salto che abbiamo sul bag lì, e diretto qua. Siccome siamo in giornata sanding estremo, il nostro eroe qua, l'ognometto. Cos'è che hai detto? La flippo. La flippi? La flippo. O lo faccio adesso o non lo faccio mai più. Sul duro però non esatto. Si... No, non devi titubare. No, no. Tu girare devi girare. Non devi arrivare che arrivi sotto sopra. Quando parti incazzati, trova veramente la rabbia, incazzati e parti incazzato. Se parti incazzato, vedi che lo giri. Contali, quanti ne fai sul bag e poi diretto sul duro? 5, 6. Meno, 2. Due sul bag giusti. Dai cesta. Dai cesta. Dai. Pugnetto. Che poi flippi anche la moto. Sì cesta. Cesta. Convinto Convinto sempre. Dai chicco. È tuo. Sì. Dai incazzato. Uno e poi di là, eh. Va bene. Vai cesta. Che tuo! Incazzato cesta, incazzato! Su incazzato e si va subito, eh! Non si aspetta adesso. Devi sfruttare l'adrenalina che hai in corpo adesso, eh. Prova sta cazzo di rabbia. Arrabbiati, devi andare giù che porco zio la spacchi la bici. Devi spaccarlo sto cazzo di manubrio, ok? Vai giù incazzato nero, trova la rabbia dentro te. Porca troia, tu adesso lo fai. Non ti tiri indietro, eh. Lo devi fare adesso, cesta, capito? Dai cazzo! Tuo cesta! Via deciso, deciso che è tuo. Si gira adesso cesta. No! Dai cattivo, vai! Vai cesta! Tira su e lo rifai. Dai, guardalo! Guardalo! Figa perfetto, guarda! Ma vuoi la... Su a rifarlo subito, cesta! Devi portarlo a casa oggi, Come te lo sei sentito? Bellissimo, figa! L'adrenalina! Grande, wow! Anni dichiarati? Anni? Anni dichiarati? Anni dichiarati? 14! E voi direte, flip finale, prima volta di cesta, si conclude il video? No! Il nostro guerriero, dopo la cartella estrema, torna, ne fa un paio ancora sul bag e porca troia lo porta a casa. Dai cazzo, porca troia! Dai salto! Dai, io sasso! Oh! Che session! Okay. Monza pizza! Gang! Monza pizza! Gang! Oh.
session super produttiva oggi. La Monza Pizza Gang oggi ha spaccato. Devo dire che hanno gasato tutti parecchio. Si sono dati da fare, hanno cartellato nella maniera corretta. Dalla Monza Pizza Gang è tutto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Bella.